Questi sono scontrini del bar della biblioteca, questa è una ricarica telefonica. Noi dobbiamo raccogliere questi scontrini, a fronte della presentazione di questi scontrini ci pagano con questo assegno di 400 euro al mese. A volte siamo costretti anche a raccoglierli per terra piuttosto che sul bancone di un bar. Se io dovessi realmente spendere 400 euro non mi rimarrebbe niente, non riuscirei a vivere. Li chiamano scontrinisti, è la nuova frontiera del precariato. Volontari sulla carta, ma di fatto lavoratori. Senza però contributi, pagati 400 euro al mese, un rimborso spese, dopo aver presentato scontrini per tale valore. Dove succede tutto ciò? Alla Biblioteca Nazionale di Roma, la più grande d'Italia. Lavoriamo qui da svariati anni, abbiamo turni, prestiamo servizio al prestito, all'accoglienza. Noi non abbiamo assolutamente niente, malattie, ferie, maternità. Io sono entrata 17 anni fa. Con la speranza vi stabilizziamo, vi facciamo un contratto migliore. 30 giugno la vergogna che ci cacciano, questo è sfruttamento di Stato, però nessuno fa niente. Il Ministero dei Beni Culturali, invece di assumerli, ha deciso di mandarli a casa. Una circolare del 20 aprile invita le biblioteche a utilizzare il Servizio Civile Nazionale e volontari a rotazione ogni 6 mesi per scongiurare ogni pretesa di riconoscimento di lavoro subordinato. Al 30 giugno scade la nostra convenzione, il Ministero ha deciso di non rinnovarla. Gli scontrinisti sono 22 in totale e lavorano alle dipendenze di un'associazione, l'Avaca. In 7 hanno deciso di denunciare la situazione e stanno organizzando una mobilitazione per il 25 maggio. La Biblioteca Nazionale non è l'unico posto che viene mandata avanti in questo modo con il volontariato. Il sistema del finto volontariato è diffuso negli istituti culturali, come ci dicono anche i dipendenti della Biblioteca Nazionale. Cose che fanno tante pubbliche amministrazioni, il problema appunto è che non, con il blocco del turnover non si vanno assunzioni. Ora i servizi al pubblico sono più loro che noi. Più volontari che dipendenti. Certo. Lavorano come noi, se non meglio di noi. Sono dei lavoratori subordinati. Sì, non sono neanche più giovani, il problema è questo.